Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In questo video voglio parlare di intercooler e di intercooler maggiorati, che sono degli accessori molto gettonati, di cui spesso ci si trova a parlare. Possono essere estremamente utili, però voglio fare questo video proprio per chiarirne lo scopo e l'utilità. Non sempre sono utili. Prima di tutto, che cos'è un intercooler? L'intercooler è un radiatore aria-aria che utilizza il passaggio dell'aria esterna per raffreddare l'aria interna al circuito di alimentazione aria dell'auto che si è riscaldata passando dalla turbina. Quindi cosa succede? Che la turbina riesce a aumentare la pressione dell'aria e la quantità di aria che arriva al motore. Però facendo questo la riscalda anche. E come sappiamo non è mai una buona cosa avere aria calda, perché l'aria più è calda e più tende a essere rarefatta, ad allargarsi e quindi occupare uno spazio maggiore, ovvero nel nostro motore ne entrerà di meno. Dunque, una volta che l'aria si è riscaldata eccessivamente dopo essere passata dalla turbina, sopraggiunge l'intercooler che ci aiuta a raffreddarla. Una volta che l'aria è raffreddata, può essere immessa nel motore. Però, perché noi spesso siamo tentati dal montare un intercooler maggiorato? Perché pensiamo che montare un intercooler maggiorato potrà far entrare maggiore aria o potrà raffreddare una quantità di aria maggiore con benefici per il motore. Questo può essere vero in determinati casi, dipende dal tipo di alimentazione, di sistema di alimentazione presente sulla nostra auto e soprattutto di turbina, però può non essere vero, addirittura può essere controproducente o quantomeno del tutto inutile. Quindi ricordate che è bene sostituire l'intercooler passando a uno maggiorato se siamo certi che questo possa effettivamente portare un beneficio alla nostra auto, al nostro motore e alle prestazioni soprattutto. Oppure, chiaramente, se abbiamo modificato la turbina passando ad una maggiore, beh, in quel caso è molto molto probabile che riusciremo a beneficiare di un intercooler maggiorato e delle sue prestazioni migliorate rispetto a quello di serie. Volevo ricordarvi i nostri social, i social di Reparto Corse, sono tutti qui, continuate a seguirci, mi raccomando. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo. Se vi siete già iscritti, ricordatevi di attivare la campanella. Al prossimo video, ciao! Non mi ricordo più.